Salve amici di Masters of Magic, siamo qui con uno delle star di questo congresso, uno dei cartomaghi italiani più abili probabilmente, Gianfranco Preverino. So che sei stato eletto recentemente presidente di un circolo, circolo magico. Circolo magico dell'insubria. Ci dici qualcosa di quello e poi dopo parliamo di un soggetto a te caro. Ma il circolo magico dell'insubria è anzitutto un gruppo di amici che mi hanno accolto già dall'inizio, quando ho cominciato a far magia. Era un circolo che era il Club Magico Ticinese, si chiamava una volta, era il circolo dei maghi della Svizzera italiana. E era un gruppo piccolino, molto amichevole, che 3 anni fa mi hanno anche fatto socio onorario, queste cose qua. Poi, frequentando sempre di più il loro circolo, ci siamo detti, ma perché non farlo diventare il circolo magico dell'insubria? Perché molti si chiederanno, cos'è l'insubria? Esatto, cos'è l'insubria? L'insubria è una regione geografica, geologica sarebbe più corretto dire, che è stata divisa politicamente, cioè dal punto di vista geologico, la parte nord di Varese, il Comasco e il Ticino è un'area unica, poi è stata spezzata a livello politico, ma in realtà a Varese, ad esempio, c'è l'università, si chiama Università dell'Insubria. Quindi, visto che a Varese mancava un circolo, visto che il Ticino era un bacino d'utenza troppo ristretto, abbiamo deciso di farlo diventare dell'Insubria e così abbiamo, in questo modo, con un escamotage, possiamo dire, regalato il circolo a Varese. La sede è in Svizzera, ma è proprio subito dopo varcato il confine, quindi è comodo per tutti. I soci sono già cresciuti, sto cercando di fare i cambiamenti per renderlo moderno, però ed è una cosa che mi piace portare avanti, perché è una realtà che poi esiste da più di 40 anni. E sono stato eletto così, nel senso che non mi ero presentato, cioè mi avevano detto che forse c'era questa cosa, però mi sono presentato in consiglio e c'è stato Tiziano Lippmann, anche l'attuale vicepresidente, che fa: voglio che il presidente lo faccia Gianfranco. E tutti: sì, bene. E io sono rimasto, mi sono sentito un po' come il soldato che si offre volontario, non perché ha fatto il passo avanti, ma perché gli altri ne hanno fatto un indietro, e ho detto: va bene ragazzi, è un piacere, un onore, quindi, ed è una cosa che mi piace molto. Ripeto, più che altro per l'ambiente, perché poi il circolo, oggi il circolo non è più come una volta che era la fonte di informazione perché non li trovavi da nessuna parte. Oggi internet, i libri, li trovi dappertutto. Il circolo deve essere un luogo dove formarsi culturalmente, dove confrontarsi, però deve essere anche bello come ambiente. Ecco, questo è importante. Allora, credo che tutti gli amici di Masters of Magic ti facciano gli auguri per una grazie lunga e prospera carriera. Come speriamo lunga, perché sennò così vuol dire che non muoio giovane. Che non muori giovane. Allora, io voglio scommettere che tu vuoi dirci qualcosa della tua ultima opera letteraria, sì, che è appena uscita. È uscita proprio in questi una giorni. Una settimana fa. Esatto, quindi non so quando andrà in onda. Oh. Di che cosa si tratta? Di che cosa parla? Si tratta di scommesse. Questa è un'altra cosa che mi sono accorto che mancava nel panorama editoriale italiano. Una raccolta di scommesse da bar, le scommesse in generale. Cioè, ci sono tante cose, noi lo sappiamo, nella letteratura dei maghi ci sono molti libri dove c'è una scommessa pubblicata, qui nel Cimone ha pubblicato parecchi, ad esempio, si trovano anche nei libri per profani, però mancava un testo che li raccogliesse tutti, li catalogasse in base agli oggetti impiegati, in base ai tipi di scommessa che si viene a creare. E quindi mi sono divertito molto, ho fatto anche un capitolo teorico, perché per un anno sono andato in giro a farle. E quindi molte cose le ho imparate facendole agli amici del bar, cioè molte cose, come tu sai, molte cose le pensi prima, ma molte cose le capisci solo dopo averci sbattuto il naso. E quindi c'è anche molta mia esperienza in questo, ci sono i rompicapi con i fiammiferi, scommesse al biliardo, scommesse con le carte, e c'è la terza, la seconda e la terza parte, che secondo me è la più originale, soprattutto per i prestigiatori. La seconda sono tutti giochi a strategia, quindi il NIMI, il TRIS, il 31, il Totale, dove spiego delle cose che io mi sono divertito tantissimo a trovare. E la terza parte sono tutti i giochi a calcolo delle probabilità. Cioè tu proponi la scommessa a uno, facendogli credere che le probabilità sono alla pari, addirittura che le hai a sfavore, e in realtà sei in vantaggio. Perché oltre a presentare la scommessa, spiego anche come proporla, usando i termini giusti per far credere alla vittima, in questo caso è giusto dirlo. Non mi piace il termine vittima quando si parla di giochi di prestigio, perché non bisogna mai vittimizzare lo spettatore. In questo caso, a livello giocoso, perché
come spiego, non bisogna mai mettere in palio più di tanto, perché l'ideale sarebbe l'aperitivo, o a volte anche solo niente, mm-hmm. anche solo per il piacere di giocare, però comunque diventa il ruolo di vittima, la vittima è inconsapevole di questo. Ne ho raccolti più di 20 spulciando nei libri di matematica. Mm-hmm. Cioè, mi sono fatto una lettura di matematica creativa, e ho trovato, ah guarda, questo può essere adatto ad essere proposto come scommessa, e li ho messi dentro. Certo. Fantastico, allora questo è sicuramente un libro molto interessante. Puoi mica farci vedere, possiamo mica scommetterci un caffè adesso? Va bene, guarda, vi faccio vedere una scommessa molto semplice, in cui non ci sono oggetti. Ne facciamo uno con oggetti o senza? A tua scelta. Guarda, facciamo quella senza oggetti, perché così è più facile da spiegare, così la spieghiamo anche per gli amici a casa. Allora Marco, ti propongo una scommessa che viene chiamata il gioco del cento. Mm-hmm. È così. Okay. Noi due a turno dovremmo dire dei numeri. La regola è questa: ognuno di noi deve dire, rispetto al numero che ha detto il suo avversario, un numero superiore, ma non di più di 10 unità. Okay. Ovviamente, ti faccio un esempio, il primo che comincia può solo dire un numero da 1 a 10, perché si parte da 0. Supponiamo che il primo dica 6, quello dopo di lui può dire un numero che va da 7 a 16, non può superare 10 unità. Poi, supponiamo che abbia detto 15, quello che viene dopo può dire da 16 a 25, e si va avanti così. Vince chi riesce a dire per primo 100. Okay. Ok? Sei pronto? Sì. Vuoi cominciare tu o comincio io? Comincio tu. 1. 9. 12. 18. 23. 31. 34. 42. 45. 55. 56. La politica dei piccoli passi, come diceva Cavour. 59. 67. 73. 78. 88. 89. 90. 100. Ti offro un caffè. È stato un piacere. Andiamo al bar. Allora, la regola è molto semplice. Bisogna ricordarsi sempre la somma 11. Cioè, nel momento che uno riesce a dire 89, ha vinto. Perché l'altro può dire solo un numero che va da 90 a 99, e quindi voi siete sicuri di dire 100. Se dall'89 si ritrocede sempre di 11, si ottiene 78, 67, 56 e così via, fino all'1. Quindi nel momento che io ho detto 1, quando ho cominciato, avevo già vinto. Perché qualunque numero tu risponda all'1, non può impedirmi di dire 12. Chiaro, no? Perché se tu dici 11, io posso dire... se tu dici 2, io posso dire 12. Se tu dici 11, io posso dire 12 e così vale. Quindi... se io faccio sempre, rispetto al numero che lui dice, vado a compimento 11, ma basta ricordare i numeri chiave, 1, 12, 23, e si fa sempre per multipli di 11, tu non puoi mai impedirmi di raggiungere i numeri chiave, che solo io conosco ovviamente, che sono 1, 12 e così via, fino a 89, e poi si vince. Quindi molto semplice e molto carino nella sua struttura. L'ideale sarebbe, se sai che hai di fronte uno che di sicuro non conosce il gioco, cominci già dicendo dei numeri che sarebbero a rischio, quindi magari dici 5, 15, e vai avanti con numeri che non c'entrano niente, poi superati 50 entri nel numero chiave. Se invece pensi che hai di fronte qualcuno, io avevo di fronte Marco, insomma, so che non è l'ultimo arrivato, quindi magari questa cosa la conosceva, mi sono messo al sicuro e ho detto 1, e quindi già sapevo, avevo la certezza matematica di vincere. Perfetto, allora salutiamo gli amici che ci guardano da casa. Ciao. E andiamo a prenderci un caffè. Andiamo a prenderci un caffè. Ciao. Ciao.